Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova intervista. Oggi siamo qua con Enzo Dalò, grande maestro dell'animazione italiana, un sacco di cose da chiederti, quindi preparati. Partiamo dagli inizi. Dato che si trovano pochissime informazioni sul tuo primissimo periodo, quello degli anni 80, quello degli esordi, volevo capire un attimo come ti sei approcciato al mondo dell'animazione, quali sono stati i tuoi primi lavori, esperienze, eccetera. Sì, questo è un tema che viene toccato spesso quando intervistano i ragazzi nelle scuole, quando faccio delle lezioni sul mio lavoro. Ed è divertente perché il mio modo di entrare nel mondo dell'animazione è stato abbastanza particolare. Io ero un musicista, suonavo, facevo animazione musicale nelle scuole con i bambini e poi ricevetti la mitica cartolina rosa dell'esercito, feci domanda da obiettore di coscienza e finì al Comune di Torino in un laboratorio che faceva cinema d'animazione con i bambini per curare le colonne sonore. Quindi questo è stato il mio percorso di approccio all'animazione. Ho avuto anche una grandissima fortuna, pensa un po' che sono entrato e ho conosciuto subito una grande autrice di cinema d'animazione che si chiama Lotte Reininger e ho fatto uno stage con lei di 15 giorni su come si animavano le sue ombre sotto la cinepresa. Era uno stage in cui partecipavano gli insegnanti delle scuole di Torino, perché appunto era un laboratorio che si occupava di fare formazione sul cinema d'animazione. Un personaggio divertente, simpatico, certo tedesca, quindi con una sua struttura. Quindi mi sono impratichito su queste cose e ho iniziato a lavorare con i bambini per curare le colonne sonore. Quindi facevamo delle registrazioni con i bambini, ci inventavamo le musiche, registravamo i dialoghi e si faceva tutto in una piccola saletta di registrazione che ci eravamo autocostruiti. Poi ti veniva anche facile perché te comunque venivi già dalla musica, te eri un musicista all'inizio. Esatto, sì, ero un musicista, sapevo anche manovrare tecnicamente le attrezzature per modificare le registrazioni, quindi sì, è stato relativamente semplice entrare in questo nuovo mondo. Poi ho cominciato a appassionarmi e alla fine a un certo punto ho smesso di fare i film con i bambini e ho cominciato a farli per i bambini. Ma il lavoro con i bambini mi è servito tantissimo. I meccanismi mentali dei bambini sono stupendi perché noi acquisiamo crescendo dei limiti alla fine, perché ci omologhiamo molto più facilmente e soprattutto ci dimentichiamo della bellezza che esiste nel percorso per andare da A a B. Quando io parto con l'automobile prendo l'autostrada, perché tra Torino e Milano la cosa più veloce è l'autostrada, no? Un bambino da Torino a Milano probabilmente fa tutte le stradine di campagna che ci sono, magari si ferma molte volte durante il percorso per esplorare, perché è molto più curioso di come un adulto è costretto a diventare in quanto adulto. E queste metodologie le ho cercate di applicare anche nel momento in cui racconto delle storie per i bambini. Quindi quando realizzi un film, te lo pensi per il pubblico dei più piccoli o per le famiglie? Io credo che un film, soprattutto un film che racconta un messaggio, che ha una sua struttura drammaturgica articolata, è un film che possono vedere tutti. E se il film è fatto bene, tutti si appassionano, non solamente i bambini piccoli. Credo però anche che bisogna aprire una porticina anche per i bambini piccoli, in modo che gli adulti possano godersi un film, ma allo stesso tempo i bambini capiscano quello che sta avvenendo, quello che sta succedendo. È semplicemente una questione formale, non sostanziale. Cioè la sostanza è la stessa per tutti, il contenuto è lo stesso per tutti, ma bisogna trovare delle forme di linguaggio che siano accessibili anche ai bambini. Quindi, prendendo uno dei tuoi capolavori, che è La gabbianella e il gatto, il bimbo segue la storia un po' fiabesca di questo gatto che aiuta la gabbianella a volare e magari l'adulto invece coglie la sfumatura ambientalista, volendo anche politica, o magari il bimbo che poi, come me, è cresciuto con la gabbianella e il gatto, quando lo rivedrà in età matura capisce quelle sfumature più adulte che hai voluto inserire. Credo che le sfumature adulte, come l'inquinamento, come l'accoglienza del diverso, che sono i due temi principali della gabbianella e il gatto, sono colte anche dai bambini piccoli. Non è che non le colgono. La trasmissione avviene, ma non avviene l'elaborazione intellettuale del messaggio. Okay. Ma il messaggio viene recepito perché i bambini sono intelligenti quanto gli adulti, a volte forse anche più degli adulti. A proposito di questo, secondo te il cartone animato visto da un bambino può aiutare a far abituare alla diversità il bimbo? Cioè il cartone può essere didattico, terapeutico, volendo? Ti faccio un esempio, esempio in negativo. Pipì, Pupù e Rosmarina, il loro primo episodio avveniva su un laghetto ghiacciato in cui vedevano un pesce congelato sotto e decidevano di
liberarlo, rompevano il ghiaccio, si tuffava pipì e andava a salvarlo. Poi in realtà il pesce era una trappola, perché non aspettava altro che qualcuno venisse a salvarlo per mangiarselo. E vabbè, questa è l'azione. I canadesi ci dissero che per loro era un problema acquistare la serie, perché era un esempio pericoloso quello di far vedere qualcuno che rompeva il ghiaccio per tuffarsi dentro al laghetto ghiacciato. Questo credo che sia certe volte di pensare che i bambini siano stupidi. D'altra parte, quando ero bambino mi vedevo in Mazinga Z, ma non mi buttavo fuori dalla finestra per vedere se volavo o no. Ecco, eravamo capaci di capire che quello che si vedeva nella televisione era un messaggio che doveva essere decodificato. Bisogna piuttosto utilizzare sempre l'animazione con un'altra logica. Il fatto di vedere un film disegnato permette ai bambini, come anche agli adulti, ma ai bambini soprattutto, di potersi immedesimare nei personaggi della storia. E tutto il contorno, dato che è decontestualizzato sullo schermo, viene ricontestualizzato dal bambino cercando di mettere al posto dei personaggi del film i personaggi che loro hanno nella loro vita familiare, nella loro vita sociale. Vengono coinvolti da quello che avviene perché si sentono partecipi della storia. Questo è uno specifico che, secondo me, il cinema d'animazione ha in più rispetto a un film live action, un film dal vero, e che noi dobbiamo utilizzare, perché è uno strumento molto importante e bello anche per veicolare certamente dei messaggi, delle considerazioni. E alla fine, che cosa sono i film se non un modo di raccontare il mondo come lo intende l'autore, il regista? Certo. Volevo farti una domanda un po' più generale sul mercato italiano, comunque su come l'uomo medio vede il cartone animato. Ancora in Italia, nel mainstream, diciamo così, il cartone viene visto come un genere. Secondo te come si può combattere o comunque sensibilizzare il pubblico, soprattutto il pubblico italiano, su questo tema? Mi rendo conto che è una percezione soprattutto italiana del cinema d'animazione, perché in Francia, in Germania e in altri paesi vengono prodotti, non solo visti, ma soprattutto prodotti film di varie tecniche, e tutti hanno la loro dignità. Già in Italia è difficile proporre e produrre dei film per ragazzi. Questa è una battaglia che io sto facendo da qualche anno, cercando di capire in che modo si possa sbloccare questa chiusura che c'è da parte di tutti, a partire dalle istituzioni. Secondo me una legge sul cinema dovrebbe prevedere dei percorsi preferenziali per chi fa film per ragazzi. Nella nuova legge si parla della cultura a scuola, di insegnare il cinema a scuola. Cosa facciamo vedere? Facciamo vedere dei film stranieri ai ragazzi, perché di film italiani da far vedere ai ragazzi non ce ne sono tanti alla fine. E io non parlo solo di animazione, parlo anche di film live action, avventura. Andiamo a vedere le cinematografie newzelandesi, la cinematografia svizzera, scandinava. Ci sono un sacco di prodotti belli, interessanti, validi, scritti e prodotti per i ragazzi. Ecco, da noi manca completamente questo genere, si fanno commedie. Quindi probabilmente anche da questo dipende una non preparazione del pubblico a interpretare un film d'animazione come appunto una tecnica. Quindi dovrebbe essere un film romantico, un film comico, un film fatto, realizzato con la tecnica del cinema d'animazione. In Canada, negli Stati Uniti stessi, in Francia, la Francia è un paese leader in Europa perché c'è una legge che ha spinto la produzione di cinema d'animazione, che ormai è attiva da più di 30 anni. Abbiamo bisogno di queste cose per dare visibilità al cinema d'animazione, degli aiuti ai distributori che distribuiscono il cinema d'animazione. Sostenere la produzione e sostenere la distribuzione, in modo che il film riesca a vedere la luce, riesca a essere distribuito, proiettato e fatto vedere. Perché poi alla fine i film d'animazione durano anni, non sono come i film dal vero, che hanno una finestra di sfruttamento molto limitata. Lo vediamo proprio con La gabbia nel gatto. Tutti i miei film, mi fa piacere dirlo, sono ancora tutti distribuiti, visti, venduti all'estero. Anche questo è un elemento importantissimo. Quanti autori italiani di cinema live action sono distribuiti all'estero? Ora, cambiando un po' argomento, te parlavi di film che distribuivano, facevano vedere nelle scuole. Sì. Mi ricordo che quando ero piccolo io mi facevano vedere La gabbia nel gatto e anche La freccia azzurra, che era un film perfetto per intrattenere dei bambini. Come ti sei approcciato a questo film? Come ti sei avvicinato allo studio Lanterna Magica? Volevo chiederti la tua esperienza con questo film, che per me è veramente un bellissimo film d'animazione italiano che verrà ricordato negli anni. L'esperienza nasce proprio appunto dal mio servizio civile, perché il laboratorio Lanterna Magica era quello che faceva i film con i bambini, e poi a un certo punto ho pensato che fosse giunto il momento di provare a vedere se si riusciva a portare avanti il progetto per un film. Lessi questa storia, che è una bellissima storia di Rodari. Nessuno di noi aveva mai fatto lungometraggi, non solo io come regista, ma la stessa equipe. L'ultimo lungometraggio era
era Bruno Bozzetto, Allegro non troppo, e risaliva a una ventina d'anni prima. C'era da ricostruire completamente tutto il tessuto produttivo, mancava, non c'era esperienza, e però con l'incoscienza cominciamo a costruirci noi la struttura di costruzione del film, le varie fasi incastrate tra loro e concatenate in modo da garantire uno svolgimento fluido della produzione. E facemmo errori, li riparammo sul momento per non fermare la produzione, però fu un'esperienza pioneristica. Siccome è il tuo primo film, si vede subito la tua poetica, non solo nello svilupparsi della storia, ma proprio nel mood, nell'estetica del film. Quell'estetica lì, quando io guardo un tuo film, penso subito al teatro, penso subito ai libri di Rodari, penso alle città universitarie, c'è un approccio quasi artigianale con quei colori pastello, eccetera, che esprime tanta italianità, però allo stesso tempo quell'italianità bella, appunto, del teatro, dell'improvvisazione, eccetera. Come hai sviluppato questa estetica? Da dove viene? Quali sono le tue principali fonti di ispirazioni? Se sono presenti, se ce l'hai? Quando io inizio, io penso alla storia. Quando comincio a leggere, quando comincio a elaborare, quando comincio a visualizzare la struttura, cominciano a apparirmi delle immagini, dei suoni, a volte mi viene in mente anche un certo tipo di voce che ha un certo personaggio. Alla fine, quando io sono a una prima fase di stesura della scrittura, non ancora una sceneggiatura, ma un soggetto elaborato, un trattamento, a quel punto comincio già a capire il tipo di grafica da utilizzare. E per questo abbiamo una freccia azzurra con i disegni di Paolo Cardoni e poi subito dopo una Gabbianella e il Gatto con un ambiente completamente differente. E poi l'ultimo film è completamente diverso da tutti gli altri. Esatto, sì. Pinocchio, io volli mattotti da subito. L'ultimo film, Pipì, Pupo e Rosmarina, la grafica di Anna Laura Cantone, ha anche una tecnica completamente diversa. Abbiamo utilizzato flash con tutti i limiti, abbiamo cercato di superarli per poter avere un risultato visivamente forte, come spero sia venuto. Altan raccontava che quando mise tanti bambini piccolini e tutto attorno, e gli fece vedere il primo episodio della Pimpa per vedere la loro reazione, una bambina alzò la mano e disse: ma la Pimpa non ha quella voce, perché la mamma raccontava la Pimpa la sera alla bambina, e quindi la bambina aveva identificato la voce della Pimpa con la voce della sua mamma. Chi legge un libro si immagina il volto di un protagonista, anche se nei libri, nel 90% dei libri, non c'è neanche una tavola che raffiguri il volto del protagonista e gli altri volti che partecipano. Ci si immagina un vestito, ci si immagina una luce, un certo colore, un certo paesaggio. Quello che cerco di fare io è quello di oggettivizzare il più possibile le mie emozioni, le mie sensazioni quando scrivo una storia, che corrisponde un po' a come quando uno di noi legge un libro. Hai citato la Pimpa, hai citato Altan, quindi devo chiederti assolutamente della tua esperienza con la seconda serie animata della Pimpa, dato che la prima è stata fatta da Cavandoli, l'inventore della linea, però hai collaborato con lui alla seconda serie. Non ho collaborato con lui, non so da dove sia uscita questa notizia. Conoscevo Cavandoli, eravamo amici, si chiacchierava anche, ma non abbiamo mai parlato di Pimpa. Anche perché le due serie sono state realizzate con tecniche completamente differenti, perché quando la fece Cavandoli esisteva il rodovetro, l'acetato, certo. Mentre quando l'ho fatta io erano i primi esperimenti digitali, e si vede effettivamente la differenza nei colori e nella resa. Tata mi scriveva la sceneggiatura e mi mandava i personaggi disegnati, gli ambienti, per cui io li mettevo in scena, ho lavorato benissimo con lui. Lanterna Magica è stato lo studio che forse ha più venduto in Italia, perché oltre ai tuoi film ha prodotto, realizzato tantissime altre pellicole di successo, Totò Sapore, oppure Aida degli Alberi, che addirittura forse ha ispirato Avatar di Cameron, chissà. Però ho notato che invece di produrre un film l'anno o due film l'anno, come dovrebbe essere con uno studio che incassa e che comunque fa film buoni, passa molto tempo tra un film e l'altro. Questo si collega a quello che hai già detto te riguardo la produzione, riguardo l'industria italiana del cartone animato, oppure c'è dell'altro? L'industria italiana del cartone animato è asfittica. Non la chiamerei in questo momento neanche industria, perché non ha una produzione industriale. Ma questo dipende dal fatto che sul discorso della televisione c'è solo la RAI che produce. Tutto si basa sulla capacità della RAI di coprodurre dei progetti, delle produzioni per quanto riguarda la televisione. Per quanto riguarda il cinema siamo messi anche peggio. È difficile trovare un distributore che creda
in un progetto di animazione italiano. È un po' bizzarro, ma alla fine è più facile trovare distributori stranieri che distributori italiani per un film italiano. Il Pinocchio è stato finalista agli European Film Awards, quindi è stato uno tra i tre film d'animazione scelti come migliori europei. L'Arte della Felicità ha vinto gli EFA l'anno dopo quello in cui si era presentato il Pinocchio. Ma ogni volta si deve ricominciare da zero, a discutere, a cercare spazi dove poter presentare il film, dove poter uscire. È un fenomeno italiano questo. Quindi di riflesso, come si fa a mettere in piedi uno studio serio? Uno studio serio significa che io assumo delle persone per 10 anni, non per il tempo di una produzione. Quando si parla di arte, di cinema, di fumetto, anche molti dicono però sì, ok, il cinema italiano d'animazione ha tanti problemi, però bisognerebbe pensare ad altro, no? Ci sono altri problemi in Italia ben più grandi a livello sociale, politico, che bisogna risolvere. Parlando con te e vedendo quello che hai fatto, che hai sempre fatto arte, hai sempre cercato di educare in un certo senso i bambini all'animazione, all'arte, al disegno, eccetera, credo che l'arte sia molto importante per il pubblico italiano. Secondo me li puoi rassicurare, li puoi educare, può allenargli il muscolo del gusto, ecco, che non fa mai male. Secondo te, invece, cioè, ti sei d'accordo con me oppure... Tutto quello che è comunicazione serve veramente a formare un gusto, a educare, è qualcosa di imprescindibile. Sono sicuramente convinto che l'arte sia fondamentale, perché è vero, dobbiamo crescere dei bambini che mangino, certamente che abbiano un letto dove dormire, ma perché non possono anche gustarsi le cose? D'altra parte siamo in una società che consuma così velocemente qualunque cosa. Mi pare che ormai sia diventato un falso problema questo del togliere soldi al cibo per darli alla cultura. Ognuno di noi deve portare le proprie radici nel mondo, perché sennò rischiamo di essere colonizzati culturalmente da paesi che sono molto più forti di noi. Quindi a maggior ragione, ancora di più oggi, noi dobbiamo portare avanti i nostri valori, il nostro modo di vedere il mondo, appunto, e raccontarlo e goderci come lo raccontano gli altri. Ma è importante il confronto continuo. Vorrei chiusare su La Gabbianella e il Gatto, dato che torna al cinema. Ti volevo chiedere perché è stato riproposto al cinema. È importante, secondo te, mostrare alle nuove generazioni un film del genere, ancora attuale? La Gabbianella e il Gatto è un film che, sorprendentemente, in alcuni paesi non ha mai smesso di uscire al cinema. La stessa Gabbianella viene ancora proiettata nelle scuole, è discussa. E in più siamo davanti a un fenomeno così importante e così attuale. Due fenomeni, io metterei insieme il problema ecologico. Tutta la storia della Gabbianella nasce da un versamento di petrolio nel mare che avvelena la gabbiana Kenga, che poi è costretta a abbandonare il suo uovo. E il problema dell'accettazione del diverso. La piccola gabbiana è metaforicamente il diverso, ma qualunque tipo di diverso. E quindi può essere il migrante, può essere il nero, può essere di tutto. Il gatto Zorba fa una cosa molto bella e importante nel film, perché non si limita a far sopravvivere la gabbianella, ma le insegna a volare. E per insegnarle a volare deve spiegarle quanto sia bello essere gabbiano. Ecco, quindi abbiamo un capovolgimento della situazione. A un certo punto la gabbianella vuole essere un gatto e il gatto dice: no, tu non sei un gatto. E non te lo dico per tenerti lontana, te lo dico perché tu sei un gabbiano e anche noi gatti forse in certi momenti vorremmo essere gabbiani, quindi sfrutta questa tua potenzialità di essere gabbiano. Non so se sia una fortuna o una tristezza, ma purtroppo gli argomenti trattati 20 anni fa sono ancora gli stessi argomenti che ci troviamo a trattare oggi. Enzo, grazie mille di questo tuo contributo. Invitiamo tutti a tornare al cinema a gustarsi questa Gabbianella al Gatto, perché la sala, ragazzi, è sempre la sala, e vedere un film del genere rimasterizzato, tra l'altro, è un'emozione sicuramente fortissima, quindi andate fortissimo al cinema. Un bacione al vostro amico Dario Moccia. E grazie a tutti, grazie a te Dario. Ciao.